Sono pronto a incontrare il primo ristoratore, anzi la prima ristoratrice della Riviera. Si chiama Nicoletta. Sono la Nicoletta, vivo a Riccione e sono la proprietaria del Chioschito. Il Chioschito è un locale un po' matto, diciamo, un po' pazzerello. Io presento la mia cucina romagnola di tradizione e mio marito cucina la sua parte argentina. Qua da noi c'è sempre allegria. Nel Chioschito c'è la mia anima. Vincerò perché sono bellissimo. Nicoletta! Buongiorno! Alessandro. Ciao Alessandro, piacere di conoscerti. Piacere mio. Prego! Oh, sei più bello dal vivo che in televisione, Alessandro. Andiamo a scoprire chi è il prossimo ristoratore in sfida. Mi chiamo Mirko, sono uno dei titolari del ristorante La Mia Mamma. La Mia Mamma mangi carne, pesce e vegetariano. E noi abbiamo la nostra Sdora che fa la piada, i ravioli, i cappelletti. Già il nome, La Mia Mamma, ti dice che in teoria entri in un ristorante dove ti devi sentire a casa perché è la tua mamma. Siamo sicuro, cioè quello è già scritto. Noi abbiamo l'ego altissimo. Ciao. Ciao Mirko. Piacere, ciao. Benvenuto. Mirko. Grazie. Grazie. Sali a bordo. Siete i primi ristoratori in sfida. Emozionati? Abbastanza, sì. Pronti? Già vi guardate in cagnesco? Sto guardando no. Perché no. Adesso no, ma ancora dopo vedrete. Dopo che... sì, dopo sì. Andiamo a conoscere il terzo ristoratore. Sono Roberto. Sono lo chef e proprietario di questo luogo di ristoro che si chiama Saluma. Un luogo di ristoro rivoluzionario ispirato a prima dell'avvento dell'industrializzazione alimentare. Sally was a 15-year-old girl from Nebraska. Non faccio business. Quando tu arrivi hai aspettative molto basse, perché dici, wow, non c'è neanche l'insegna. Nel mio ristorante non c'è meno. Preparo tutto al momento. Io non faccio quello che mi pare. Faccio quello che la natura propone. La mia vocazione è quella di farti stare bene nel cibo, ok? Quando tu hai finito di mangiare sei contento. Ora comincia la sfida. Adesso io vi darò il menù del primo ristoratore dove andiamo a mangiare. Mi avete messo in sfida con mia sorella, non è possibile. Devo concentrarmi molto per essere obiettiva sul giudizio del locale. Abbiamo lavorato insieme. Abbiamo lavorato tanto tempo insieme. Poi io sono venuta via proprio perché non mi appartiene quel mondo. E anche se siamo cresciuti nella stessa famiglia, abbiamo due idee diverse di ristorazione. Questo menù mi fa veramente incazzare. Perché leggo in certi punti dove ci sono le zucchine. Cioè, siamo in febbraio. Da dove vengono queste zucchine? Dalla Spagna. C'è una stagione che ti dà dei prodotti, ma non te ne dà 200, te ne dà due. E devi mangiare quei due prodotti. Da ricchi sto menù. Ha coperto 5 euro, sai chi ti dà in ste coperto? Beh. Le posate d'oro? No? Andiamo a scoprire com'è questo ristorante. Sono Milena, ho questo ristorante da 22 anni circa e sono la proprietaria. Io sono testarda, nel mio ristorante comando io. L'ultima parola è sempre la mia. La brasserie si mangia tutta la nostra tradizione, pasta fresca, pasta fatta al momento. Il cliente quando entra deve sognare, si deve sentire coccolato come a casa sua. Siamo bravi, mangiare buono, semplice ma buono. Quindi noi vinciamo. Alessandro e i tre ristoratori hanno raggiunto il primo ristorante in gara. È il momento dell'ispezione al locale. Questa è la brasserie. Esternamente è molto bello. Sembra di essere una brasserie francese. Ha un suo perché, sì. Ma fuori sembra una bella donna, poi dopo magari la è cattiva. Beh, insomma, si intravede da fuori comunque che è un bel locale. Sono di parte, va bene, però insomma... È il locale di tua sorella, quindi è il locale di tua sorella, la conosci. D'accordo. Oh mamma, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Alessandro, molto piacere. Piacere, Milena. Nicoletta. Non ci conosciamo, no? No, buonasera, no, per niente, pochissimo. Di solito lei è sempre molto raggiante, così, ma oggi l'ho vista un pochettino così preoccupata, forse emozionata. Ristoratori, ci siamo. Prima di iniziare, il mio compito è quello di
ricordarvi le regole della sfida. In un ristorante non è importante solo quello che si mangia, ma anche l'idea, il concetto che il ristorante vuole rappresentare. Quindi il vostro compito è osservare ogni minimo dettaglio, dall'arredamento all'ordine, la pulizia, l'atmosfera che ogni ristorante regala. Ovviamente non sottovalutate la cucina, solo dopo aver assaggiato i piatti e pagato il conto, che è cosa molto importante, potrete votare. Il vincitore riceverà 5.000 euro da investire nella sua attività. Mi servirebbe una stufa. Io devo fare i piatti nuovi. Equitalia. Ora inizia la sfida. Milena, tu vai in cucina. Certo. E noi iniziamo l'ispezione. Bello, molto bello. Io quando sono entrato, cioè, la prima cosa che mi è arrivata è proprio... sembrava essere una bomboniera. Questa è una casa che mi imbarazza un po', perché se io entro ci sono 2.000 bicchieri, quindi ho paura di romperli, ho paura di fare dei danni. Mi sei un po' rattristata, perché? No, non sono rattristata. Eh? No, tutto a posto. Come no? No, non sono triste, sono in sfida con mia sorella adesso. Ma tu una volta lavoravi qua? Lavoravo qui con lei, sì. Ah, sì? Sì, sì. Ma quanti anni avete lavorato insieme? 10 anni, sì. Poi vi siete bisticciate e vi siete separate. Abbiamo, sì, perché lei ha una sua visione della cucina e io un'altra. Io amo la semplicità e le cose spartane. Lei ama l'eleganza. Fa parte di lei questo locale. Poi ci sono dei ricordi di famiglia qui, le zuppiere di mia mamma, i tovagliati. Perché siete venuto tutto tua sorella? Lei ha preso tutto. Non ti ha mollato niente? Niente. Ste fragole? Beh, queste fragole sicuramente, siamo in febbraio, non ci sono, insomma. Se ci fossero state delle meline, ok, o delle sorbe, allora lì, ah! Milena! Milena. Allora, Milena. Vengo in cucina, Milena, sei contenta? Non molto. Mi piacciono queste piantine qua fuori, sono molto belle. Ma le usa, sì, in cucina? Sì, le usiamo, sì, sì. Insomma, sì, a parte un po' di polvere e polverina, mi sembra abbastanza efficiente la pulizia. Sì, vedi, questi levali, faglieli levare ogni tanto. Sì. Bene, che accendono e poi levano. Abbiamo fatto l'ispezione in sala, abbiamo fatto l'ispezione in cucina. Adesso, adesso dobbiamo fare? Io sono curioso. Di mangiare? Speriamo. Di bene. Mangiare. Ok. La sfida entra nel vivo. Ora Milena deve dimostrare che la sua cucina e l'atmosfera familiare del suo locale sono all'altezza delle aspettative. Sono un po' agitata. Non so come andrà. Non so cosa mi succede, non so cosa diranno gli altri. Il menù già l'avete visto. Sì. Adesso valutiamo la cena vera e propria, il cibo, quindi il servizio dei camerieri, il servizio della padrona di casa e anche di coloro che lavorano per lei. Grazie. Un piccolo aperitivo. Questo è l'aperitivo. E Milena? Sì? Chiedo scusa. Mi levi questo affare da qua dentro, per favore? Sì. Grazie. Ma deve essere una mosca dentro? Un moscerino dentro il bicchiere non è un buon inizio, ma la serata è appena iniziata. Prego, piccola entrée. Grazie. Una salsina di pomodoro arrostito, patata a vapore e sardoncino. Tutto questo è comunque senza aver ordinato niente. Sì. Esatto. Questa è la coccola di questo locale. C'è la tradizione, vedi, c'è il sardoncino, la piadina. Questo che volevo sentirti dire la patata. Te. Vai. Mi è piaciuto trovare in un posto così un piatto tipico, quindi la valorizzazione del nostro pescato. Questa parte che abbiamo mangiato adesso, no? È un omaggio della casa. Sì, è una nostra... Noi di sempre per tutti? Per tutti. Questo è quello che noi offriamo, di solito, quando arrivano i nostri clienti. Ed è il motivo forse per cui sul menù ci stanno 5 euro di coperto, corretto? Non solo per quello che diamo, però per tutto quello che c'è qua. Porca miseria, alla fine questi 5 euro hanno un senso, non sono tanto messi lì sul menù per dire porto via 5 euro il cliente. Quante domande con questo coperto? Ma il coperto è tutto, il coperto siamo noi, è la tovaglia, è il pane. Ma non ho capito che rompono anche per il coperto. Il coperto c'è, ci sta. Mangiamo pesce e avremo piacere di una bella bollicina. Ok. Dopo la piacevole sorpresa dell'entrée offerta dalla casa, i tre ristoratori assaporano l'antipasto.
Mirko gradisce in modo particolare il suo piatto, carpaccio di gambero con patate e carciofi crudi. C'è questo contrasto della patata insieme al carciofo che è per me interessante. È un piatto perfetto. Volete cambiare vino o andiamo avanti con questo? Però volete magari qualcosina di più? Proviamo a... Non rosé. Non rosé, ok. Io già so. Io mi lascio consigliare. Io invece stasera sono partito con la patata nell'entrée, voglio finire con la patata. Già. Voglio un tortino di patata con calamari grigliati, zucchine e salsa da seconda. Ancora patata? Sì. Va bene. Secondo me c'è un po' di nostalgia nei tuoi occhi. No, smettila Alessandro, non sono nostalgica. Dimmi la verità. No. Per me non è una cena rilassante, no. Cioè, questo tipo di locale non è il mio tipo di locale, per cui non sono rilassata. Voglio bene a mia sorella, ma non sono nostalgica. Perché il mio ristorante è... Poi se lo possiamo chiamare ristorante... Ecco, questa è una cosa che non mi sta piacendo oggi. Vedi, stai sminuendo la tua persona. Sminuisce il ristorante. È un'altra cosa. Non lo fa, perché così... No, anche te l'ho detto prima. Basse aspettative, poi... Fa strategie. Ma che strategie? Siete in 3 contro 1? Ha detto secondo me un 70% di quello che pensavo, un 30% se l'è tenuto per sé. Io ho ordinato il fritto, grazie. E taglio il verde con gli scampi. Grazie. In questi ristoranti, diciamo così, che hanno una certa... Un po' fighettini. Lo scampo c'è sempre. Io dico che un posto così dovrebbe avere il coraggio di staccarsi da queste stereotipato, capito? Da questo... Che l'hai ordinato a fare? L'ho ordinato per vederlo. Vabbè. Com'è? Dammi un tuo giudizio. La patata e il calamaro sono dolcissimi entrambi. Ci manca dell'acidità. Ci mancava qualcosa al piatto, ci mancava un po' di forza, un po' di struttura. Diciamo che se dall'antipasto al secondo preferisco più l'antipasto. L'ha già criticato. Ha detto che dall'antipasto al secondo gli è piaciuto più l'antipasto. Ma io non l'avrei preso se fosse stato lui tutto con la patata. Cioè, voglio dire, comunque mangia le patate di continuo tutta la sera? La salsina ai frutti di bosco e la pera è cotta con lo zucchero zafferano. Allora, il dolce l'abbiamo assaggiato. Assaggiati un bacio di dama, io direi di chiedere il conto. Arriva il conto, ragazzi. Pensate bene, quant'è il conto? 3,15. 300. 3,80. Abbiamo speso 3,54. Io consiglierei di abbassare i costi, quindi non comprare gli scampi che sono costosissimi, ma valorizzare più un pescato giornaliero. È giusto. Ci sta? Per me sì. Sì? Abbiamo bevuto dei vini buoni, delle bollicine, proporzionato l'ambiente e coccolati dall'inizio alla fine, secondo me è giusto. Va bene. Da 0 a 5 è la votazione e votiamo per 4 categorie. La location, il servizio, il menù, inteso il cibo, il conto. Ecco i ristoratori. Questi sono i taccuini, questo è il mio. Vi servono per votare, mi raccomando. Il giudizio è importante perché poi toccherà anche a voi. Il voto di Alessandro resterà segreto fino alla fine della sfida e potrà confermare o ribaltare il verdetto dei 4 ristoratori. Al menù ho dato 3. Questo posto ha una caratteristica molto forte, ha un carattere molto forte e un'anima ben precisa, che nella cucina molte volte non ci crede più di tanto, ok? La location ho dato 5 perché la location per me è sensazionale. Cioè io una location del genere la sogno, la amo e io mi sono sentito a casa. Al servizio ho dato 4 perché mi sono piaciuti proprio il look dei camerieri, la simpatia di Milena. Al conto ho dato 5 perché secondo me il conto era giusto. Ristorante molto bello e curato nei minimi dettagli. Menù di livello, ma non quanto la location. Serata piacevole, nonostante il nervosismo delle due sorelle messe a dura prova dalla sfida. Una agitata perché è sotto esame, l'altra in difficoltà per il giudizio finale. La somma dei voti attribuiti al ristorante di Milena è 49, un ottimo punteggio. Sicuramente gli sfidanti si sono sentiti a casa e sono rimasti colpiti dall'eleganza della sua location. Mm.
Ora però tocca a Roberto essere sotto esame. Riuscirà a superare la brasserie? Cosa penseranno del suo locale La Saluma? Eccoci qua! Da fuori non sembrerebbe un ristorante, assolutamente. Lo sai che neanche io me l'aspettavo così. Non me l'aspettavo così, sono sincero. Sembra una cosa familiare a me questa, una cosa molto accogliente. Insomma, sono in un circolo tennis, quindi mi aspetto. Siamo molto buoni, perché secondo me ci verrebbe da dire, se c'è sta roba. Appena che sono uscito dalla macchina sono andato in sbatta. Nel senso che ho detto, porca miseria. Andiamo a vedere l'orto, perché questa secondo me è una delle parti fondamentali del ristorante di Roberto. Essendo lui chilometro zero, ti dà l'idea di un posto curato? No. No. Presumo che non è questo che si troverà dentro no, il ristorante. No, non credo proprio. Siete sicure? Oh. Nel tuo ristorante non c'è il menù. No. Non c'è il menù e non c'è neanche un'idea di quello che uno potrebbe mangiare. Ma se vengo qui da te, come faccio a sapere quanto spendo? Cioè, è come un menù degustazione, un prezzo forfettario va sui dai 35 ai 40 euro. Vini inclusi? Vini inclusi. Coperto incluso? Tutto coperto e servizio inclusissimo. Scrivi tre primi, tre secondi, un antipasto, quello che c'è. Io questo, quando vado in un locale, lo pretendo. Roberto, ora tu vai via, sì. E noi iniziamo l'ispezione. Perfetto. Ok? Ok. Non assomiglia a una trattoria, non assomiglia a una casa, non assomiglia a un ristorante. Cioè, non so, io entro qui dentro, non sono neanche a casa sua, perché secondo me non rispecchia neanche la casa. Mamma mia, queste mi fanno un po' paura. Se si surriscaldano, qua succede un bordello. Da paura. Robby, allora Roberto, ciao. Eccomi qua, questo è il tuo regno. Sì, questo è il mio regno. Robby, quando va cambiata la vasca di recupero? Va cambiata ogni volta che si fa un servizio. Ok. Ecco, qui sì, vedo la stufa, entro, mi dà l'idea di una casa, mi sì, piace. Quella sì, tenuta bene, comunque così. Hai una cucina esterna, c'è anche un bel forno, questo sì. Mi piace. Frigorifero. Verdure. Verdure. Facciamo che tutto quello che ci sta dentro questi gastronom andrebbe coperto. Com'è che non lo fai? Perché sei pigro. Sì. Questo è il classico bar che lui ha detto giustamente del circolo tennis. La pulizia in cucina è una cosa fondamentale, Roberto, fondamentale. Dai Roberto, così non è un bel inizio, dai. Facciamo, fammi cambiare idea. Eh? Adesso mangi. A tavola poi, fammi cambiare idea. Lui l'ha messa un po' sul tragico. Io accetto quello che ha detto. Prendo atto, mi miglioro, insomma. Dai! Ok. Però credo che, insomma, la materia prima sia lavorata molto bene. È arrivato il momento di assaggiare i piatti di Roberto. Dopo un'ispezione disastrosa, lo chef ora deve riuscire a stupire i suoi ospiti e farli sentire a casa. Olè! Eccoci qua! La prima volta che arriva un ospite io propongo il mio menù, quello che ho preparato, che è quello che la natura mi offre. E quindi la gente si adegua a quello che io propongo. Ecco questo. Noi ci adeguiamo. Ci adeguiamo volentieri. Ci adeguiamo, benissimo. L'accoglienza di Roberto è stata da Roberto. Cioè io me l'aspettavo proprio così. Per me è una persona veramente in gamba. È forte. Comincio da lei. Fantastico, grazie. Grazie. Perciò questo è carpaccio di cefalo. Prima volta che lo mangio in vita mia, Buono, molto. Cefalo molto buono. Sull'etica del suo lavoro, cioè di utilizzare delle materie prime dell'Adriatico, in questo momento ci siamo, no? Questa è una cosa che apprezzo. Canocchia è buonissima. Questa è speciale. Ma è buono. Pesce speciale. Per me indubbiamente una sorpresa. Pesce buono, lavorato poco e fresco. Bravo. Tu mi fai arrabbiare perché fino adesso ho mangiato bene. Porca. Il sapore è buono, è delicato, tu non ci metti amore, si vede, perché sono poche cose fatte bene. La stessa cura che tu hai nell'ideare il piatto ce la devi avere nella cucina, è il luogo in cui lavori, il luogo in cui devi mettere amore. Ok. Chiedo scusa, eccomi qua. Devo dire che ha detto due cose giuste che io condivido.
ma piano piano, un po' frettoso, no? Un step by step, un po' alla volta. Ricevuti i complimenti per l'antipasto, Roberto deve impegnarsi per offrire una seconda portata di pari livello. Io in questo piatto trovo del grande amore. Ci stiamo sorprendendo qua, eh? Sì, molto. Sta mangiando bene. Quindi questa cosa gli è arrivato quello che è l'essenza di questo posto, insomma. Arriva dentro, capito, questa roba qua. Roberto si definisce un poeta, lo è non tanto perché dice poesie, ma perché il suo cibo è poesia. Allora, come dolce io vi farei un piatto di spaghetti finali, se siete d'accordo, che è un po' la mia provocazione, insomma, farvi un buon piatto di spaghetti senza niente. Ma lo spaghetto è solo spaghetto, senza niente? Senza niente. Io voglio fare la provocazione, quindi io massaggio lo spaghetto, non so loro. Anch'io. Io no, io voglio un dolce. Ok, grandioso. Qui ci giochiamo il gioco, eh. Chiedo scusa. Abbiamo chiesto la provocazione. La provocazione, ristoratrici, è uno spaghetto con la bottarga. Mm-hmm. Ecco la mela renetta con lo zabaione e il cioccolato. Retrogusto, dolce, piccantino, allo stesso tempo, un po'. Guarda che non è male, eh? La provocazione mi ha stupito. Non lo metterei alla fine, lo metterei proprio nel menù perché è un piatto veramente buono. Una bella provocazione, Roberto. Mi fa piacere. Il conto, per favore. Sì. Grande. Sprecato qui dentro. Non so. Bello però quello che hai detto, eh? Sì, è venuto fuori così, sì, in chalance, sì. Eh? Sì. Interessante. Tu lo porteresti nel tuo ristorante? Perché io faccio... Lo lasceresti entrare nel tuo mondo, nella tua cucina chiusa? No. No, solo lei lo fa bene. Non è vero niente che faccio bene tutto io. Anzi, è quasi vero. È arrivato il triste momento. Non lo posso portare perché grazie. Faccio... Che fai? Guarda. Non l'ho visto, te lo assicuro. Quanto abbiamo speso? Io dico 110. 35 a coperto. 35 a coperto, quindi 140. Sì. 165. Bene, Milena, brava, 140 euro spaccate. Tanto poco o giusto? Ci sta. Per me è giusto, sì. Li vale tutti. Allora, è arrivato il momento di dare il nostro voto. I ristoratori devono attribuire un voto da 0 a 5 per ogni categoria. Alla location ho dato 0, perché proprio, guarda, è una cosa che assolutamente non mi piace, perché non ha neanche un'anima. Ho dato 4 nel servizio perché avrei preferito un qualcosina di più, allegro. Volevo qualcosina di più. Al menù ho dato 5 perché è veramente, veramente buono. E il conto 5 perché ci sta tutto, perché dietro quel pesce lì, anche se è un pesce povero, c'è una gran lavorazione e quindi secondo me merita un 5. Roberto sicuramente è un artista della cucina, però la location è trasandata e in un ristorante non si va solo per mangiare. Quindi per me un posto di questo genere è non valutabile, è 0. La Saluma, il locale di Roberto, ha totalizzato 43 punti. Grazie alla sua sorprendente cucina è riuscito a ottenere un buon risultato, nonostante una location deludente. Ma la scalata ai 5.000 euro destinati al vincitore è ancora lunga.